E ciao a tutti amici, sono sempre io, Gold, e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica Tech Plays. Rieccoci su Astroneer e il nostro pianeta arido, arido come la nostra vita. Allora, sostanzialmente, nella scorsa puntata abbiamo creato il rover, che una volta era il camion, adesso è diventato il rover. Ci abbiamo attaccato la gru e a quella gru abbiamo attaccato il trapano. E adesso dobbiamo andare a raccogliere tutti questi materiali tipo titanio, litio, e altre cose. Oddio, una batteria. No, una batteria. Ah, l'avevo fatta probabilmente da mettere sopra il camion. Sì, l'avevo fatta da mettere sopra il camion, però prima avrei dovuto togliere questi due cosi. Beh, sostanzialmente andiamo a raccogliere tutti questi materiali e li teniamo qua, poi vediamo un po' cosa farci, se magari venderli oppure, cioè venderli, oddio, scambiarli con la piattaforma di scambio, oppure farci altro, vediamo assolutamente. Allora, secondo voi si può dire che questo pianeta sia già stato colonizzato? O manca qualcosa ancora? Cosa ne pensate voi? Allora, sostanzialmente il rover qua sta una merda. Oddio, mi ricordo che ogni volta qua adesso era un bordello. Ok. Ah, il rover non ha energia. Bene, come gli diamo energia? Con un generatore? No, con un pannellino solare. Il mio pannellino solare è scomparso. Ma diamogli un pannellino solare. No, ho appena fatto una stronzata. C'era qua, cazzo. Vabbè, dai. Ne mettiamo due noi. Così a caso. E una turbina eolica media qua. No, qua non si può attaccare da nessuna parte. Beh, effettivamente. Ci ho provato, però. Ci ho provato. Vediamo. Se ti do una batteria. No, non voglio attaccarla lì dove mi stai dicendo te. Non c'è un posto dove posso attaccarla, che ne so, qua davanti. Vedete, questa è una cosa che non mi piace particolarmente. Allora, prima di tutto molliamo un attimo quelli. Dio. Ah, sto guardando le matite. Ok, ti stai caricando? No, non si carica. Non si carica perché quella lì è una batteria, dai. Anche se è mia, è pur sempre una batteria. Vabbè, facciamo una cosa. Questa batteria per ora la molliamo qua. E adesso speriamo bene, immagino. Cos'è che abbiamo qua? Dell'organico. C'è dell'organico che posso scavare? Madonna, ragazzi, che bello però che è scavare con la gru. No, aspettate un attimo. Perché la gru funziona? Ma poi, soprattutto, perché sto scavando qua? Ma perché? Perché? Vabbè. Scendiamo un attimo e spianiamo. Beh, ragazzotti, faccio questo nel mentre che aspetto salga il sole. Cioè, sorga il sole. Oh, finalmente, pare ci sia un po' di energia in giro adesso. Bene, beh. Aiuto, non riesco a salire da qua. Mi ero messo a spianare qua, guardate che bel lavoro che stavo facendo. Potrei farci anche una qualcosa. Sicuramente una discesa, ecco cosa. Questo è ancora senza energia. Ma una volta non si potevano attaccare. Ma scusate, ma perché io mi perdo tutte queste cose? Si dovrebbe poter attaccare. E invece no. Boh, non riesco a capacitarmene. Dai, è impossibile che si sia fermato qua, dai. Fermi tutti, l'aveva targettato per un attimo. Oh, ma cazzo, ce l'avevo fatta. Ma basta. Ok. Si sta ricaricando, sì! Perfetto! L'abbiamo sbuggato. Ok, dai, ricaricati veloce che dobbiamo andare. Abbiamo un mondo da conquistare, dai, dai. Ah, sì, lo sta raccogliendo. Perfetto. Quindi adesso dobbiamo soltanto prendere della malachite. E poi ci potremo essere. Wee wee wee! Anzi, sapete cosa? Mi fermo un attimo qua. Aspettate,
raccolgo tutto sto organico almeno, riempio tutti gli slot possibili con l'organico e poi andiamo a prendere semplicemente la malachite. Raga, quanto è sbagliata questa cosa. Guardate, è sbagliatissima. A posto? Sì, ok, a posto. Allora, organico, vediamo se posso prendermene io, che comunque qualcosa serviva, poi mi ricordavo. Cioè, faccia la colla. No, serviva per un generatore, a quanto pare. Un generatore organico. Sì, adesso non mi ricordo come si chiama. Sulla gru doveva salire, no? Vi pareva, mannaggia. Vabbè, però dai. Ci dobbiamo mettere qualcosa che faccia energia. Aspettiamo un attimo che torni la piattaforma di scambio. Praticamente quello che stiamo facendo, ragazzotti, è cercare di riempire il rover per togliere quella malachite, perché sennò non se ne va. Non se ne va, rimane lì a vita praticamente. Quindi noi la togliamo e poi ci possiamo installare qualcos'altro. Ma se voi conoscete un modo per togliere tipo questi piccoli stack già iniziati, fatemelo sapere, perché mi danno un fastidio ogni volta. Ok, nel mentre è arrivata anche... Guardate quante palle assassine ci sono. E questo qua adesso ce lo portiamo via, boys. Anzi, ce lo mettiamo sul rover. Così daremo uno scopo anche a tutto quell'organico che abbiamo preso. Ma no, ma che paccata. Vabbè, almeno noi l'energia ce l'abbiamo. Però è un problema. Cos'è qua? Però vedete, adesso magari mi rimane quello lì, quel piccolo deposito che stiamo scavando adesso. Scusate, questa cosa qua, sopra l'altro composto. Magari mi rimane lì e non mi si toglie più. No, a me dà parecchio fastidio. Che è praticamente quello che sta succedendo adesso con la malachite che è lì davanti. Ok, non siamo morti, è già qualcosa. Beh, grazie per esserti degnata di levarti dalle palle. Ok, allora, torniamo al nostro piccolo rover là sotto, che è morto arenato, praticamente. Che era là sotto, adesso si è andato a fare un giro, a quanto pare. Sì, vai, fatti tutti i giri che vuoi. No, ti prego, non cadere qua sotto. Basta, tu non ci cadrai qua sotto. Sono io a impedirtelo. Come mi sono appena impedito di salire, praticamente. Raga, non si può andare in giro con rover su sto pianeta, praticamente. Guardate, cioè, si fa un movimento, si ribalta. Bello, bello, mi piace, mi piacciono le tue mosse. E di nuovo. Beh, qua sopra magari ci riusciremo a muovere meglio. Oh, guardate. Del... qualcosa. Guardate quanto titanio sprecato. E dirai, e direte tutti: ma perché, Gold, perché lo stai facendo? Per farvi capire quanto è sbagliata questa cosa. Perché questo poteva essere tutto titanio nostro. E invece no. Invece non lo è più. Cioè, guardate, io adesso passo magari qua sopra. Guardate quanta roba lancia. Please fix. Guardate, sapete cosa? Va bene così. Non me ne frega niente, va bene così. Non ne voglio più sapere di sfruttare questo mondo. Io me ne voglio solo andare da questo mondo. Noi ci abbiamo provato, lui ci ha detto di no. Ok, il rover l'ho parcheggiato lasciandolo al contrario là dietro, perché sinceramente è inguidabile qua. Ragazzotti, è inguidabile. Non si può guidare. Ora però, parlando un attimo seriamente, credo, ho ragione di credere che questo gioco ci abbia dato il massimo per ora. C'è relativamente poco che io possa fare per portare avanti questa serie, e anche dandomi degli obiettivi personali, quali potrebbero essere visitare tutti i pianeti, credo forse di averlo già fatto. Grazie comunque. Quindi, non lo so, io ancora non termino questo episodio, perché effettivamente voglio assicurarmi che l'ultima cosa che ho detto sia vera, cioè che quindi io abbia effettivamente visitato tutti i pianeti. Ma se così fosse, credo che questo
potrebbe essere l'ultimo episodio di Astroneer. Il che è una buona cosa perché vuol dire che abbiamo iniziato e terminato una serie. Wow! Almeno, credo. A me non dispiacerebbe. Un'ultima cosa però. Allora, esotico, l'abbiamo visitato. L'abbiamo guardato e abbiamo detto ciao ciao. Irradiato, ci siamo stati anche troppo. Terrestre, con tanto di incolto. Mi manca l'ultimo, che è quello laggiù. Ok, andiamo a vedere che cos'è. Prima facciamo un attimo tappa sul terrestre per fare un rifornimento di idrazina. Perfetto, allora. Comunque sono sceso per prendermi da solo l'idrazina, perché col condensatore di combustibile vuole una vita praticamente. Ma va bene. Sono parecchio combattuto sul cosa portarmi, ma va bene, cioè alla fine va bene così. Torniamo su con l'idrazina. Cos'è? Ok, cos'è? Ditemelo per favore. Ditemelo perché è parecchio strano. Molto strano. Ormai praticamente entrare in ste caverne è quasi una passeggiata. Essendo stato in pianeti che mi volevano uccidere anche solo sulla superficie, qua è davvero una pacchia, letteralmente. Allora, io sono parecchio confuso su quel mod incremento. Quindi facciamo che torniamo alla base e termino l'episodio. Giusto per sapere un po' che cos'è. E se voi ne sapete qualcosa. E noi ragazzotti, a questo punto ci vediamo al prossimo episodio. Bye bye.